Per un cittadino disabile di Fiumicino, uscire di casa in autonomia e in sicurezza è diventato quasi impossibile. L'assenza di un marciapiede e il manto stradale dissestato hanno trasformato Via dei Sette Paggi in una vera e propria barriera architettonica. Con la carrozzella è diventata una montagna russa continua, per cui io alla fine della giornata, massacrato nelle ossa e nei muscoli, sto disteso sul letto e non riesco neanche a dormire perché sono molto teso. La caduta da una carrozzella già l'ho subita e mi sono fratturato le ossa del ginocchio. E qui potrei ripetere la stessa triste esperienza perché è tutto pieno di buche, insomma. Quindi voi chiedete la messa in sicurezza di questa strada? La messa in sicurezza è un decoro maggiore perché qui è degradata la strada pure, oltre che il manto stradale, insomma. Il degrado, oltre che essere stradale, è anche socioculturale, perché il sindaco a tutt'oggi, nonostante mie sollecitazioni PEC specifiche che denunciavano il fatto che le barriere architettoniche qui non sono state abbattute minimamente, e io per entrare non posso entrare nei negozi perché ci sono dei gradini alti così, nessuno mette gli scivoli e io sto fuori come i cani che non possono entrare nei negozi. Questo è puro razzismo ed è intollerabile. Lo stato di degrado del manto stradale è diventato un problema per tutti i residenti, che hanno avviato una raccolta firme per chiedere al comune la messa in sicurezza della zona. Qualche giorno fa siamo andati in comune per depositare questa raccolta firme tra i residenti di Via dei Sette Paggi. Il signor Giuseppe non è l'unico che ha necessità della sedia a rotelle, e qui in realtà in mancanza di marciapiedi, col fatto che il manto stradale è tutto dissestato, è veramente complicato uscire di casa. Vorremmo che venga asfaltata la strada e riparate le buche, le crepe, anche perché qui è passata la fibra e poi non è stata riparata a dovere.